no. C'è qualche problema. Sì. C'è qualche problema. Quale potrà mai essere il problema? Io continuo a fare, al massimo riprendo. Live. Ok. Ho un brutto presentimento, tanto vi condivido. Qua il tutto. Ok. Tech. Buonasera, buonasera e buonasera. Ok. Prima Twitch ha avuto un attimo di defiance. Speriamo che la cosa resti un po' stabile. Comunque, stasera sono da solo. Perché? Greta non voleva lasciare la sorella a casa da sola, giustamente perché sono solo in casa e la connessione, cioè la connessione, insomma, loro non hanno la fibra, quindi era un po' difficoltoso fare la live da là. Ma non disperiamo, comunque qualcosina di cui parlare c'è, faremo molto più easy, molto più tranquilli. E probabilmente rientreremo nei tempi, forse anche prima, dipende da quanto poi parleremo, eccetera, eccetera. E in teoria mi si dovrebbe sentire perché la barretta del microfono va, quindi ok. Intanto che arriva qualcun altro prima di iniziare la carrellata degli spoiler, più che altro. Quello penso sia quello a cui che interessa un po' di più a tutti. Domenica. No, che va benissimo così, anzi, almeno mi fate compagnia voi. Siamo andati domenica al GP di Torino. Siamo fatti solo un viaggio di 300 km per arrivare là e fare tutto in giornata, però. Greta, avete visto, si è vestita da Nissa. Ha fatto anche poi ieri sera, il pomeriggio, delle foto per conto della, cioè, richieste, diciamo, dalla Wizards, che infatti ha condiviso sul suo profilo Facebook sempre per quanto riguarda l'evento di geocaching. E niente, la GP ci siamo. Era molto gestito bene, forse era il fatto che era il day 2, quindi c'era un po' meno gente o così, però rispetto a quello di Bologna che siamo andati, sembrava molto più ordinato, organizzato bene, senza casino, con gli spazi anche un po' grandi, in modo che non ci fossero persone. Tutte compenetrate tra loro, che brutto però, tutte insomma accatastate tra loro. C'erano gli artisti, siamo andati agli artisti, anche se potevano probabilmente scegliere di meglio, però insomma abbiamo fatto firmare un po' di robina. Adesso, giusto per farvi vedere, c'era colui che ha fatto questo, se mi si, ok, siamo fatti firmare questi miriarchi, che è praticamente l'unica carta che ha fatto in realtà, però
che è proprio una new entry. Poi qui abbiamo questa però di un nostro amico, una guida Goblin, se si degnasse, perfetto. Guida Goblin foil firmata. Poi abbiamo la chicca, che è questa. Se anche in questo modo si degnasse, perché c'è il riflesso e lo capisco davvero. Vuol dire che devo tirarla fuori, devo tirarla fuori. Il primo poteva anche imparare a firmare. Eh no, ha fatto tutto in stampatello, come me, anche io non so scrivere in corsivo. Ecco, dai, affuocati, affuocati, no, niente, i masterpiece sono troppo belli, non li mette a fuoco, vabbè, comunque c'è la firma lì in basso, non si vede, si vede, oh adesso, ok, c'era anche la stampa di questa, però poi alla fine abbiamo deciso di non prenderla. Sì, è la spada di guerra e pace. Mettiamo dentro. E poi ce n'era anche un altro, ma l'abbiamo saltato più che altro perché volevamo aspettare che quello che ha fatto Ramos, cioè volevo fargli filmare soltanto questa, però abbiamo notato che diciamo, gli artisti hanno un certo, soprattutto quei tre, avevano un certo divario nelle tariffe, perché erano, c'era Vargas, che è quello del Miriacolo, che ha fatto meno roba, diciamo, che si faceva pagare 1 euro a firma, però te ne faceva fare quante ne volevi, cioè tutti in realtà te ne facevano fare quante ne volevi, mentre molto spesso alle fiere hanno un limite di carte di una sola volta. E c'era Vargas, facciamo 1 euro a firma. Poi c'era Joseph Meehan, che era quello di Ramos e qualche altra carta, anche lui è piuttosto nuovo. Lui si faceva fare 2 euro a firma, che quello è il più alto che abbia mai sentito. E poi c'era Burburan, che quello ha fatto la guida Goblin nuova, ha fatto un bel po' di robine, magari non super. Ha fatto il masterpiece comunque, perché non è male. Anche Mian ha fatto tanti masterpiece, che però noi non abbiamo. Burburan ha fatto per esempio anche lui. Dai, tu ti metti a fuoco. Lo so io che ti metti a fuoco. Dai. Ok. Che ha fatto lui, che si flippa. Perfetto. E poi ha fatto il gattone di Amonkhet. Ha fatto un po' di cose, insomma, anche delle cose di Modern Ma di Eternal Masters, delle nuove art. E comunque, faccio una toffa di lasciargli il tuo sopra un assegno. Eh sì, quello là sì, mentre questo qua che è quello che ha fatto più cose e lavora da più tempo, ti faceva fare, praticamente gli ho fatto firmare 20 carte e gli ho lasciato giù 5 euro. E per farvi capire proprio quanto le cose non, cioè nel senso, non vuol dire che l'artista più famoso si fa pagare di più o quello che ha fatto più carte si fa pagare di più, è proprio discrezione pura e semplice. Anche le stampe lui le faceva tipo 8 euro, mentre gli altri le facevano a 15-20. Boh, vabbè. Infatti c'è il risultato ed era anche molto più simpatico, forse per quello. Comunque. E poi abbiamo fatto soprattutto Chaos Draft, che è la cosa per cui praticamente siamo andati là. E ho fatto questo bellissimo mazzo con queste bustine molto virili. E ci sono capitate buste di tutto, da Kamigawa, chiaramente,
Kamigawa, ce n'era una di Wardwake che girava, Mirrodin vecchia, Darksteel, Invasione, Tormento, Sentenza, Assalto, c'era di tutto. E quindi è casinissimo farsi un mazzo perché non c'era un qualcosa che accomunasse tutto questo. E io ho optato per il classico bianco-blu volante. Che con la prima partita che sono andato contro Greta, tra l'altro, eravamo in 8, io, Greta e il nostro amico, gli unici italiani, gli altri erano tutti, erano tipo due americani, due o tre americani, un medio orientale perché non ci ha detto esattamente di dove era, ma ci ha solo detto che era del Medio Oriente, e degli est europei. Comunque ci siamo divertiti, abbiamo fatto dei bei mazzetti scemi, bianco blu volanti, però top, con tutte robe che tappano, soprattutto Ensnare sono riuscito, e di piano B avevo Brain Freeze, che almeno un Brain Freeze Mint, così a caso, perché è bello, dai Brain Freeze, focalizzati, focalizzati, no niente, il lucido è devastante. Comunque, direi di partire con gli spoiler, che mi sono dilungato fin troppo. Andiamo alla schermata. L'ho provato a cambiare perché adesso ci sono tutte cose con le doppie, le transform, quindi farle troppo grandi poi rischiavo di coprirmi. Quindi metto uno sopra l'altro e ciao. E direi che possiamo partire con anche le discussioni, perché qui abbiamo quello che vuole essere, penso, la finisher, chiamiamola così, di un ipotetico mazzo dinosauri. Perché è un 7-7 a costo 8, triplo bianco. Quindi mazzo dinosauri deve avere anche tanto mana fix perché dovrebbe essere un tricolor. L'avatar del sole sorgente, che dice: quando l'avatar del sole sorgente entra nel campo di battaglia, se l'hai lanciato dalla mano, quindi altro motivo per cui, distruggi tutte le creature non dinosauro. Quindi praticamente una vratta, possibilmente unilaterale, che ovviamente viene tolta immediatamente se si va, se si andasse, nel caso si andasse contro un altro mazzo dinosauro, anche perché è un 7-7 e basta, senza abilità, che però insomma in un meta vario, e nel caso appunto esistesse questo mazzo dinosauro in NT2, che io vedo molto stile ramp, perché altrimenti calare questa roba di ottavo turno è troppo tardi, cioè indipendentemente da contro chi sei è troppo tardi. Comunque è insomma, un bel body, un 7-7, e quando entra vratta, basta, cioè nel senso nulla di più, nulla di meno. Devi giocarlo dalla mano, chiaramente, cosa che se si vuole giocare il T-Rex, quello tricolor, non è il massimo, perché T-Rex Tricolor, ricordiamo che quando fa danno a combattimento c'è il leggendario che fa di tutto. Infatti, considerato che quel T-Rex lì comunque ti mette giù dinosauri dal mazzo, non scatterebbe comunque il suo effetto se fosse, perché probabilmente ci hanno pensato, perché altrimenti diventava veramente sgravato, una cosa del genere. E per questo molto probabilmente se ci fo... Buonasera Gindi. Quindi molto probabilmente non verrà giocato questo a favore del T-Rex, cautela, travolgere, rapidità quando fa danno, reveli dinosauri, giochi dinosauri, che è decisamente più forte. E poi bisogna vedere anche come si delineerà, e se si delineerà. Buonasera Fage. E se si delineerà. Ave. E
e ripeterò se si delineerà appunto questo mazzo dinosauro. Andiamo oltre, non c'è più molto altro da dire in realtà su questa carta. Andiamo oltre. Ah, questa qua è uscita oggi. Qui ho preso tutti gli spoiler che non abbiamo visto la settimana scorsa, dalla settimana scorsa ad oggi. Questo l'ho giocato in Commander con Gishat, locali a gratis. Eh sì, ma se locali di Gishat non fai Vratta, perché per fare Vratta devi averlo lanciato dalla mano. Quindi non è neanche così, nel senso, non è così appetibile da girare con Gishat. Allora, questo è una comune, infatti non fa niente di che. Ovviamente vi vedo live, vi seguo da YouTube da più di un mese, avete un bel canale, grazie. E anche se in realtà nel canale per ora stiamo mettendo soltanto le live di Twitch, perché dobbiamo ancora chiarirci le idee su quello che vogliamo fare, se vogliamo fare qualcosa su YouTube, anche se l'intento c'è, è il tempo che manca. Quindi per ora, diciamo, abbiamo iniziato con le live di Twitch, cerchiamo intanto di mantenere quelle, poi si vedrà. Comunque questa è molto semplice, si sono già visti equipaggiamenti del genere, un costo 3, la sciabola da pirata entra nel campo di battaglia, la assegni automaticamente a un pirata e la cattura equipaggiata prende più 2 più 1. Niente, questa è da draft alla fine. Se si fa un pirata un po' aggro, questo a costo 3 dà più 2 più 1 a un pirata che poi magari attacca, ma niente di più. Infatti, è una comune, nel senso, non ci aspettiamo chissà cosa, però per completezza, insomma, l'ho messo dentro anche lei. Poi, questa è uscita la settimana scorsa, Totem Sentinella. Questa è quella che assomiglia molto alla reliquia del Progenitus, come effetto. Infatti costa 1, quando entra profetizzi 1, che male non fa, cioè nel senso finché è gratis, e poi la tappi, esili, quindi lo puoi fare già da subito, essendo un artefatto, esili tutte le carte di tutti i cimiteri, che è esattamente il secondo effetto della reliquia del Progenitus, solo che non ti fa pescare. Chiaramente la reliquia è più forte proprio per questo. Però comunque può essere una carta da side. Ormai in realtà ce ne sono talmente tante di carte da side contro i cimiteri dopo Amonkhet, che veramente penso ciascuna verrà usata, cioè ognuna verrà usata nel caso in cui il meta, in cui i mazzi che abusano dei cimiteri, man mano che diciamo che cambiano. Adesso c'è Gift, scambia la pescata con lo Scry, esatto, cioè lo Scry appena entra al posto della pescata quando attivi l'effetto. E adesso c'è appunto i mazzi del Gift, del dono del dio Faraone, che stanno abusando dei cimiteri, che chiaramente queste carte sono pensate, cioè nel senso, queste carte verranno sicuramente usate contro quel mazzo di side, ma considerato che già adesso c'è il deserto che fa la stessa identica cosa e può farlo più volte, che infatti adesso io giocando ramp contro il dono del dio Faraone, se vedo i ciccioni o così, con quel deserto riesco ad andare avanti abbastanza nel gioco perché lui non riesce a rianimarsi le cose. Ci sono molte varianti che ho utilizzato inside. Esatto. C'è anche l'incantesimo bianco che non fa lanciare le cose dal cimitero. Ci sono molto hate per il cimitero. Giustamente, dopo una edizione come Amonkhet che lo sfruttava molto, molto spesso l'edizione dopo ha risposte a quel tipo di strategia. Andiamo avanti. Ah, questa qua vi ha fatto discutere molto quando l'ho pubblicata. Infatti è un 1-1 costo 1 volare che, tappando un blu e sacrificandolo, neutralizza una magia o un'abilità che bersagli a te o una creatura che controlli. E questa molti l'hanno in pratica hanno finito di inventare e si sono messi a modificare. Ma no, ci sta in realtà. In realtà nessuna carta è veramente nuova
a meno di meccaniche nuove, chiaramente, come comunque continuano a fare. Nel senso, Magic ci ha dato talmente tanto che inevitabilmente nuove carte, effetti di nuove carte ricordano vecchie carte. Penso che a un certo punto tutti, cioè nel senso Hearthstone, che c'è da molto meno, già lo sta facendo, cioè già molte carte sono praticamente identiche a vecchie carte, solo con effetti un po' diversificati o con o nerfate o buffate rispetto alla versione precedente. Quindi nel senso è una cosa che prima o poi arriva in tutti i giochi di carte. Comunque per l'appunto questa è molto simile allo spirito che si gioca appunto nei, gio nei, nei mazzi gift, quello che lo sacrifichi e countera una magia istantanea o stregoneria a meno che non venga speso uno per fare la sua forza. Che appunto, ma funziona solo quando bersaglio una creatura o anche più creature. Penso anche più creature, perché non bersagli a te o una creatura che controlli. Secondo me, anche se bersagli a due creature, sta bersagliando una tua creatura. Sì, esatto, che poi a sua volta il Curse Catcher è molto simile, cioè il Wanderer, lo spirito è molto simile al Curse Catcher. Ed è sia sì, appunto un one drop molto forte per i pirati, ma secondo me è molto più forte in Gift. Secondo me è molto forte in Gift, proprio per lo stesso motivo per cui si gioca Wanderer, si giocherà questo, perché comunque neutralizza e poi più amanti ti torna come 4-4 volante rapido, che può ogni volta sacrificarsi per counterare e tornare ad ogni turno con il gift. Quindi, anzi, forse secondo me è molto più forte perché questo qua funziona bene anche in late game, cosa che il Wanderer invece non faceva. No, il Wanderer invece faceva perché tornava come 4-4. Questo invece comunque è secco come counter. Quindi secondo me è molto più forte di Wanderer in gift. Poi tra l'altro facevano notare che cattura mago, pirata, sirena e poi qualcos'altro. L'importante è che bersagli, non funziona solo su fate che riguardano tutti i giocatori, esatto. Se bersaglia te come giocatore o una delle tue creature, puoi counterarla. Quindi non è per nulla male. Andiamo avanti. Allora c'è questo vincolo di Ixalan, che non so se verrà giocato finché ci sarà cast out legale in standard, perché cast out è semplicemente la stessa cosa, solo che ha lampo e che lo puoi ciclare a costo 1, mentre questo qua è molto più semplice. È mago, esatto. Questo qua semplicemente è una specie di Oblivion Ring a costo 1 in più, che però non permette all'avversario di lanciare magie con lo stesso nome di quello che ha esiliato. Quindi non so se verrà giocato. È molto forte con la sorcery che rianima i drop a 2 o inferiori. Anche sì, si può giocare, si potrebbe giocare anche così. Poi il tempo ce lo dirà. Questo, appunto, dicevo, finché c'è cast out, secondo me non troverà spazio. Perché cast out è molto, molto più versatile e più forte. Per il fatto che è istantaneo e per il fatto che nel momento in cui non ti serve, diventa una pescata in più, semplicemente. Questo è interessante l'effetto, chiaramente, ma secondo me è messo in ombra comunque da cast out. Sa soltanto quello che non è, esatto. Mago, pirata, sirena che countera. La cosa bella di questa carta, al di fuori del gioco, è che ci dice nella storia che sembra che i Planeswalker che viaggino a Ixalan, che poi Ixalan non è il nome del piano
perché il nome del piano ancora non si sa, X sarà il nome del continente in cui c'è, in cui si avvengono tutti questi, tutta la storia, diciamo, di qui, su questo piano. Cioè, deve dire questa 4 ed è molto più performante. È vero, c'è anche per... Esatto. C'è anche quella, me l'ho dimenticato. Beh, questa ti fa anche rimozione, mentre l'intervento devi nominarla prima. Questa qua ti fa un intervento, ma anche su qualcosa di in gioco, secondo me. Forse più forte questa, se non mi ricordo male. Comunque fa una rimozione. Questo è famigerato Muraganda. Non si sa. Perché effettivamente il nome del piano... sì, anche non ci avevo pensato, effettivamente. Però... Dominare post-mending, allora magari ci faranno il sorpresone. No, secondo me no, perché è come, cioè ormai Dominaria la si conosce. E aggiungere altri continenti a Dominaria dove era stato il problema della storyline fino a Mirrodin, cioè che ogni tanto compariva un continente nuovo su Dominaria, secondo me non è questo. Poi ci sarà appunto l'edizione Dominaria, e allora lì sì che si andrà su Dominaria. Intervento di da protezione dalle carte nominate. Da protezione. Vabbè, questo qua non te la fa. Non te la fa. Non te la fa lanciare e gliela togli. Più o meno, secondo me siamo lì. Comunque, insomma, finché c'è cast out, secondo me non c'è neanche bisogno di fare questi confronti. Andiamo alla prossima. Questa qua non è niente di che, è solo per, diciamo, per farci capire i pirati con che cosa hanno affinità, almeno anche a livello di meccaniche. Infatti è il capomaster dell'occhio cieco. Quando entra nel campo di battaglia, puoi passare il segno di grimorio per un equipaggiamento o un veicolo, lo riveli, aggiungi alla mano e rimesco il grimorio un tutore per equipaggiamenti o veicoli. Equipaggiamenti abbiamo visto che ci saranno, i veicoli pure, perché ci sono le navi, giustamente, quindi i pirati, diciamo, hanno colto questa affinità. Entra nella carta, avversario non può restare carta, no, tu ovviamente. Ah, adesso insomma, è uscito ora lo spoiler di un'altra carta. Vediamo. Facciamo spoiler in diretta. Ta ta ta. Un goblin per tutti quelli che attendevano i goblin. Willy Goblin. Un pirata goblin 1-1 a costo doppio rosso. Che quando entra nel campo di battaglia fai un tesoro. Ci sta. Gestire i veicoli. Ma che questo è un 2-2 a costo 4. Non lo giocheresti mai in un Jeskai in un veicoli. Quello è il problema. È un attimo solo allora. Perché devo fare delle gabole. Allora, facciamo così. Si è aperto internet, ok. Non so se posso, adesso guardo se posso inserire un'immagine mentre sto streamando. Allora, MTG. Allora, facciamo così. Quindi alla fine un costo 1, circa. Sì, è che richiede doppio rosso, non è proprio... Il top, allora se dico no, ho sbagliato. Salva immagine. Mouse, bravissimo. Va bene. Vediamo se riesco a fare questa cosa. Forse sì. Non so dove sono arrivato. Adesso aggiungo questa. Ovviamente mi è tornato lui. Andiamo su. Eccolo qua. Questa qua è la carta. Un goblin che sembra delle scimmie blu.
X ispirati, doppio rosso, boh. Spyro checkland è risolta, no, Spyro non attiva le checkland, esatto. Ok, questa qua è il goblin, il primo goblin che si vede. Da un bel po' di tempo in realtà. Perché in Kaladesh non c'erano, in Innistrad non c'erano. C'erano in... vabbè, in Zendikar. In Adamonkhet non c'erano, quindi comunque è stato quasi 2 anni. Fitto colore, solo montagne, giochi lui, appena ho giocato il successivo tu hai il mana che ti serve. No, io in realtà stavo pensando di farmi, quando usciranno tutte le carte, a vedere se è fattibile, un mazzo tesoro che vince con quel bellissimo incantesimo, che dice che se all'inizio del mantenimento controlli 10 tesori, vinci. E quindi già un drop a 2 che fa un tesoro mi sta bene, anche se fa non è proprio il top. Devo creare combo strane con lo Scourge Prospector. Beckett Brass in T2 non ce lo vedo proprio per niente. Perché è troppo incasinato, è bello da Commander, e però a Commander non ci sono, non penso ci siano abbastanza pirati. Adesso aspetta che torniamo alla nostra, ok. In realtà qui aiuto. Ok. Però quello poi pubblico. Ma adesso devo vedere. In realtà avevo già pensato Esper. O Esper o Grixis, quella cosa con i pirà, perché comunque lo devi fare control, non c'è altro modo. Sono tutti pirati di Portal. Sì, c'è anche in maschere di Mercadia qualcuno, se non sbaglio. Quindi, però secondo me sono comunque troppo pochi, anche contando i Changeling, sono comunque troppo pochi per farci un commander vero e proprio. Forse dopo rivali di Ixalan. Ce ne potranno essere anche un bel po', però insomma, non so, non mi sembra una tribù ancora da commander. Andiamo avanti, sempre con un altro pirata. Questo non è malvagio, perché è un 1-2 costo 2 volare nel nero, ci sta. È praticamente uno Stormcrow, però nel nero. Quando entra nel campo di battaglia, un avversario rivela la sua mano, scegli una carta non creatura non terra da quella mano, esili la carta finché lei non lascia il campo di battaglia. Quindi è una specie di Oblivion Ring, diciamo, che però lo fa con le carte dalla mano. È tipo il come si chiama? Dai, quello bianco-nero che si gioca ogni tanto anche in Modern artefatto. Il traghettatore, che non mi ricordo proprio il nome, però è praticamente la stessa cosa, solo che quello là è un 2-2 a costo 2 bianco e nero e artefatto, quindi è spaccabilissimo, mentre questo qua è un 1-2 a costo 2 volare mononero, che non è male. Esiste una carta di tormento, e quella là però non aveva limitazioni di carte, diceva solo non terra. Esatto, quello lì. Jindy. Quello lì, esatto, Tidollo's Call. Sì, quello lì. Quello là, se non sbaglio, diceva soltanto non terra, però alla fine, nel senso, secondo me è un buon partito questa filibustiera. Perché comunque toglie al massimo toglie una rimozione. Di secondo turno, tac, gli togli una rimozione dalla mano. E se la rivuole deve usare comunque una rimozione su di lei, magari quando magari hai altre minacce un po' più pressanti. Quindi questa qua secondo me verrà giocata in qualche aggro, se ci sarà un aggro rosso-nero che vedo che secondo me soprattutto all'inizio del nuovo T2 sicuramente ci sarà, perché ci sono dei pirati veramente aggressivi. Insieme ovviamente a quello che c'è già da Kaladesh and Co. Questa qua è un'ottima risposta, secondo me, anche i control, anche in realtà qualsiasi altro mazzo che qualsiasi mazzo che abbia delle risposte.
Sì, al nuovo wording, certo, perché non, nel senso non puoi fare giochetti di esigli permanenti, però comunque non è male. Andiamo con la dopo. Ecco, questa qua è uscita stamattina, che appunto dicevo, un rosso-nero aggressivo si potrà vedere forse, perché comunque questo qua è pur sempre un 4-3 a costo 2. Che però quando muore regali due tesori all'avversario. Questo il tempo ci dirà se ne varrà la pena, o appunto come dice anche il flavor text, insomma se il gioco vale la candela. Beh, questa sicuramente da limited è fortissima, perché le emozioni non sono così tanto presenti. E magari e soprattutto non così tanto immediate. Abbiamo fatto il Minotauro. Il Minotauro ti fa svantaggio carte. Bisogna capire se vale la pena avere svantaggio carte o se vale la pena regalare due mana all'avversario. E comunque puoi giocare sia questo che il Minotauro, che non è male. E poi sì, nel senso, questa non vedrà il T2 per il semplice fatto che ci sono Fatal Push, Abrade e Lightning Strike. E cioè tre rimozioni che la uccidono subito appena la cali, secondo me non ne vale veramente la pena. Sassuolo muore. Sì, infatti dico, non dico che verrà giocata, dico che secondo me comunque si può provare a giocarla. È quello il discorso. Ma la Torpor Orb non fa partire le innescate quando entrano nel campo di battaglia, se non sbaglio. Quindi non c'entra, perché questa non fa un'innescata quando muore. Mi sembra le creature non fanno innescare le abilità quando all'entrata del campo di battaglia. Solo quello, quindi questa non, nel senso non c'entra. Andiamo avanti. Questa qui si vedrà solo in limited, a meno che non ci sia un mazzo esplorare forte, perché è un 1-3 costo 2, quando una creatura che controlli esplora, metti su di lui un più 1 più 1 e guadagni 3 punti vita, che in limited veramente non è malaccio. Se ci sono carte con esplorare decenti, ma anche no, in realtà. No, no, è quando muore. Infatti, sì, se fosse all'ingresso, cosa? Perché lo sto giocando. Almeno è quando muore. Quindi questo qui, semplicemente, se ci sarà un mazzo esplorare 22, cosa che non credo, il limited nell'archetipo corrispondente probabilmente sarà una di quelle carte da prendere. Sì, ho visto, sono uscite svariate verdi e una rara nera, quindi probabilmente sì, è verde nera. Poi dipende da cosa esce con esplorare, però è uscito quello lì a costo 1 nero, che esplora e non è malaccio, che esilia le due carte dal cimitero dell'avversario ed esplora, non è bruttissimo. Poi, oh, questo coso qua, appunto, è una cosa da limited, ci sta. Ma è carina, nel senso ti filtra le pescate nel caso, cioè se vedi terra te la prende in mano e quindi ti evita di fare una pescata morta. Se non vedi terra, pompi la creatura. E poi puoi decidere se è una cosa che ti serve la tieni lì, se è una cosa che non ti serve la butti via. E comunque fa cimitero, che può servire. E è carino. Sì, è un pirata nero. 1-1 costo 1, tappa 2, esigli due carte bersaglio dal cimitero di un avversario, esplora. Dopo questo, ecco qua. Questa qua è uscita prima. Quella che stavo cercando di fare
cioè fatta bene, però non l'ho fatto in tempo perché dovevo preparare la live, dovevo mettere tutte le immagini e tutte le cose. Allora, c'è questo bussola, magari una nuova vasca aiuta ad esplorare. Di solito nei planeswalker non mettono le meccaniche specifiche del blocco, se non sbaglio, tranne nei planeswalker deck, vabbè, ma quelli sono a parte. Allora, questo qui costa 2, è un artefatto, e dice tappa 3, lo tappi, passi la Sinning Grimorio per una terra base, la riveli, l'aggiungi alla mano, poi rimescoli il Grimorio, e all'inizio della tua sottofase finale, se controlli 7 o più terre, trasformalo. Da trasformato diventa una terra, come ormai abbiamo visto, che aggiunge in colore, oppure fa Labirinto di Hit, ossia stappa una creatura attaccante e la rimuove dal combattimento, che non è affatto male, secondo me. Non so se verrà giocata in ramp, se ci sarà un ramp, perché comunque sette terre ce le hai di quinto turno. Sì, di quinto barra. Sì, dovresti avere di quinto turno, se tutto va bene. Perché sì, puoi farlo tranquillamente di quinto turno. E poi hai una terra in più, quindi ti netta un mana, ti toglie eventuali ter altre terre base dal mazzo, e in più comunque impedisce all'attaccante più grosso di picchiarti, essenzialmente. Poi dà in colore che però non servirà più quando uscirà Ixalan, perché tutti gli Eldrazi se ne vanno. E quindi bisogna capire anche qua se Ramp avrà futuro con i dinosauri. O no, punto. Però è comunque una carta molto interessante, soprattutto in Commander. La vedo anche in ottica Commander. Ci sta molto bene. Costa poco, l'effetto costa poco da attivare. Toglie terre dal mazzo e poi diventa in late game una terra che è utile. Mi sembra poco ignorante. Però in realtà può dare un po' di gas. Poi l'ignoranza risiede nelle creature, nel ramp, non tanto in queste cosine qua. Inoltre è la quarta carta su 5 che raccontano la storia. Quindi probabilmente alla fine della storia di Ixalan, in questa città dorata, che dovrebbe essere proprio Orazka, ci arriveranno, spero io. Così poi dopo si picchieranno tutti nella città per ottenere quello che nasconde. Andiamo avanti. Questa qui è uscita anche questa oggi. Questo è un veicolo che si trasforma. Praticamente da questa carta abbiamo imparato che i vampiri dall'altro continente si portano su delle navi gigantesche, delle cattedrali, delle città, delle cattedrali, e che poi piantano in mezzo alla spiaggia e dicono: abbiamo colonizzato, siamo forti, siamo fighi. Quindi questo è un veicolo, è un 2-10 a costo 4. Scusate, domanda off topic, siccome è da molto che non gioco, dove volendo poter preordinare delle carte, se mi conviene farlo prima del pre-release? Allora, di solito tutti i preordini, bene o male, finiscono proprio prima del pre-release. Per preordinare le carte, sinceramente non saprei dirti, perché io di solito preordino direttamente i box per avere un po' di tutto e per draftare. So che molti siti e anche molti negozi in realtà in Italia offrono il fatto di preordinare diverse carte, però molto spesso MKM è il più sicuro. Sì, MKM è il sito più grosso europeo, quindi lì sicuramente troverai qualcosa di preordine. Di solito vendono in preordine anche tipo i set in 4x di tutta l'edizione o di comuni, non comuni, rare, mitiche, eccetera. Quindi diciamo c'è molto,
sono varie opzioni. E comunque, beh, anche i pirati avranno le loro navi. In totale conveniente rispetto al valore che effettivamente avranno, dipende dall'edizione, perché i valori delle carte dello standard sono molto molto altalenanti. Perché un giorno una carta può valere 50 centesimi, il giorno dopo si trova il suo posto in un mazzo fortissimo e ti vale 15 euro. E come può succedere il viceversa? Di solito conviene comprare le singole per il mazzo che vuoi farti. E così lì sei a posto, perché poi le riesci comunque a riciclare, magari a scambiare per altre carte per nuovi mazzi. Di solito si può fare di decidere il mazzo da montarti, comprare le carte singole, che lì risparmi sicuro piuttosto che andare a prendere delle bustine o dei box a caso, e poi man mano aumentare, diciamo, la confidenza col mazzo. La mappa. Sapete quanto costa? No, sinceramente non guardo neanche le prevendite perché di solito fanno dei prezzi talmente alti rispetto a quello che poi alla fine si andrà a delineare che non ha senso. Beh, in realtà in Kaladesh hai più probabilità di ripagartelo anche senza Masterpiece. Rispetto ad altre edizioni, anche perché considerato che un box lo paghi 75-80 euro. Sì, le carte singole non conviene mai prenderle in preordine. Piuttosto prenditi i box, di solito li riesci a prendere a un prezzo abbastanza abbordabile, altrimenti le carte singole in preordine mai, le carte singole sempre dopo che esce l'edizione e dopo il primo torneo grosso, così si capisce quali sono forti e quali non sono forti e i prezzi rimangono, insomma, sono quelli. Sì, adesso i prezzi cioè i prezzi in prevendita sono alti perché appunto non si sa se saranno forti o meno e quindi alzano. È il brutto della prevendita della carta singola. Infatti la prevendita, se proprio vuoi comprare qualcosa in prevendita, ti conviene prendere il box, che almeno lì almeno hai un po' di tutto e così. Però se vuoi farti dei mazzi e vuoi giocare T2, aspetti il pre-release. E dopo compri quando l'edizione è sugli scaffali. Comunque, andiamo oltre. Dicevamo, questa manovra è 4, un 2-10. Quando attacca, lo si esilia alla fine del combattimento. E considerato che un 2-10 probabilmente sopravvivrà al combattimento, a meno che non venga sparato male, non venga esiliato o cose del genere. E poi lo rimette nel campo di battaglia trasformato. Questa penso sia la più facile, la più veloce da trasformare per ora. Diventa anch'essa una terra che aggiunge in colore. E poi ci sono vari effetti. Pagando 2 e tappandola peschi una carta, pescate una carta. Tappando 4 la tappi e peschi una carta e basta. Tappando 6 la tappi e riprendi in mano una carta dal cimitero. Questa chiaramente. Forse è più forte il primo effetto a costo 2. Anche se secondo me c'era già una. Vabbè, no, la carta di Eldritch Moon esce, quindi questa qua dovrebbe essere abbastanza. Te lo bloccano con Scorpione letale. Ecco, esatto. Comunque, Scorpione letale, non so se verrà giocato in T2. Questa non lo so neanche io, però. È più facile che venga giocata questa in T2 che lo scorpione letale. Questa diventa comunque una terra abbastanza versatile. Si giocherà o non si giocherà, ma forse in Commander, proprio per il fatto che è versatile, che ha dei costi
delle abilità, diciamo, non proprio vantaggiosi, potrebbe vedere del posto, cioè potrebbe avere del posto in qualche mazzo, però anche lì è un po' così. Poi quella dopo, ah, questa qua che molti hanno detto, hanno avuto da ridire, diciamo. Soprattutto molti che hanno letto il post di un'altra pagina che adesso non mi ricordo se era il giocatore medio di Magic o Terra Gerarca Passo, che aveva detto un Planeswalker che può battere la schifezza di Tibalt, eccola qua, ma non si riferivano a questa, ma si riferivano a quella del Planeswalker deck che fa solo abilità se hai dei dinosauri in campo. E quello sono assolutamente d'accordo. Però il fatto che quando io ho postato questa, molti hanno detto, ah, che schifo, è peggio di Tibalt, ho detto, ma l'avete letta? Avete capito che quella a cui si riferivano gli altri non era questa, ma era l'altra? Va bene. Comunque, questa è la nuova Planeswalker che è originaria di Ixalan. Si chiama Huatli, credo, si pronunci più o meno così. Allora, molti... E anche io, sinceramente, hanno da ridire sul fatto che costa 5 ed entra solo con 3 fedeltà. Ma poi mi sono risposto che costa 5 ed entra con 3 perché? Perché può fare appena entra già tutte e 3 le abilità. Di cui una è un più 2, una è uno 0 e l'altra è un meno X. Quindi è versatile, è molto versatile. A 4 punti, sì, a 4 punti potevo anche 4 punti era forte, secondo me. A me, ma adesso se non fai subito più 2, magari non è neanche board. Lì adesso, infatti, col fatto che c'è Lightning Strike, adesso l'è un pochino peggiorata, secondo me. Però è comunque molto versatile, soprattutto in una build che ho visto che si sta giocando sempre un pochino di più, che è Boros Control. Se stai dietro è difficile. Sì, se sei un po' in svantaggio, effettivamente pagare 5 per fare lei non può non essere la scelta migliore. Però ho visto che c'è Boros Control e Boros Midrange che stanno... Cioè, ne ho visti ultimamente, lo stanno giocando sempre di più, almeno nella mia zona. Effettivamente ha tre effetti che sono talmente diversi tra loro da essere utili in molte situazioni. Perdona, dovrebbe entrare anche con il board vuoto guadagnando 0. Sì, quello certo. Sì, più 2 lo fai comunque. Quindi diciamo che se vuoi salvartela da strike, devi fare il più 2. Dice qualcosa super enrage tipo il dinosauro verde che peschi, è ottima. E questo appunto dicevo è molto versatile perché ha tre abilità diverse che possono essere utili in diverse situazioni e contro diversi mazzi. Per esempio il più 2 è forte contro in realtà il più 2 e il meno X in base alla situazione in cui sei. Sono molto forti contro Ramunap Red, soprattutto il meno X più che il più 2. Il più 2 può essere forte contro un mono black zombie, anche se in realtà probabilmente non ci sarà più quando comunque contro tutti quei mazzi iper aggro la fa entrare a 5, quindi diventa abbastanza resistente. In più guadagni punti vita pari alle creature insomma, la forza delle creature che controlli, col fatto che entra di quinto turno, probabilmente di quarto turno, hai già delle creature, magari anche, insomma, non proprio piccoline, contro altri mazzi che magari tendono a grindare, o comunque fare, insomma, avere qualche creatura medio grossa, tipo, mi viene in mente BG Constrictor o altri midrange, con lo 0 fai board, fai un 3-3 che la difende e che poi è forte anche in attacco perché comunque a travolgere.
se riesci a pomparlo in qualche modo. Adesso non so, ovviamente non ho pensato una lista, non so cosa si giocherà. E in più, il meno X comunque può aiutarti magari in late game, se il mazzo riesce a fare un po' di board con un po' di attaccanti e l'altro sempre contro un mazzo comunque mid range o anche control, se entra fai meno X su quello là, non blocca o ne fai su tre creature, comunque ti spiani la strada per un attacco finale o comunque per un attacco indisturbato, tra virgolette. Quindi ha molte sfaccettature che, in base a come poi si delineerà il meta più avanti, potremo vedere come potremo non vedere. Cioè, non ho detto che, oh mio Dio, è fortissima, si deve giocare assolutamente. È in quel limbo che, in base a quello che uscirà dopo e in base ai mazzi che si giocheranno, potrà vedere gioco come no. Si potrebbe provare nel Mardu anche. Nel Mardu ci può stare, soprattutto dato che comunque ha quel piano Planeswalker, che adesso non so se ce l'ha più perché non ho seguito l'evoluzione. Però comunque fa, nel senso, ti fa guadagnare vita, ti fa board barra protezione per lei con un 3-3 e non fa bloccare barra ammazza delle creaturine. Secondo me non è malvagia, ecco, come molti subito hanno attaccato. Semplicemente, nel senso, la sua forza non sta nel mero costo di mana fedeltà, ma proprio nel fatto che può fare tutti e tre gli effetti, uno dei tre effetti appena entra. Non è vincolata a quello. Di Deone uscirà, purtroppo sì. Si giocherà quello di Amonkhet. Già lo gioco, già un mio amico gioca a Mardu e ha messo dentro quello. Ha già fatto una lista nelle ultime settimane, ha detto faccio già la lista togliendo tutto quello che uscirà dal T2, così vedo cosa può servirmi e cosa non può servirmi. Potrebbe prendere in parte il suo posto. Non è così forte e soprattutto non è, secondo me, si decide. O decide, oppure se cambia stile come mazzo, allora può vedere, allora di main, ok, cioè se diventa un po' più mid range piuttosto che aggro veicolare, altrimenti se rimane classico veicoli ce la vedo benissimo di side, insieme a tutto il piano Planeswalker che veicoli di solito montava. Le altre sono, ma in realtà sono tutte, se vogliamo dirla bene, sono tutte situazionali, ma è proprio quello secondo me il forte, è che tutte si adattano a una situazione particolare, non particolare, diciamo un range di situazioni che possono benissimo capitarti, ed è per quello che anche avendola di main, secondo me, ogni sua abilità può dire la sua contro un qualsiasi tipo di mazzo. Quindi abbiamo, questa era la carta di cui volevo parlare di più. Quindi andiamo avanti. Allora, questo per il mio sogno di ramp dinosauri. È un 1 costo 2 che tappa, aggiunge mana di qualsiasi colore. Quindi ok, è una specie di uccello di paradiso a costo 1 in più. Però quell'1 in più può essere giustificato con il fatto che se controllo un dinosauro, lui prende più 2 più 2. Quindi è un 3-3. Che non è malaccio. Quindi capitoliamo, dategli fuoco. Perché? È vero, esce Traben. Che tristezza. Perché il carico, che secondo me c'era un po' di lag con la chat, più che altro. Ok. Quindi, questo qua semplicemente potrebbe essere l'inizio, un indizio a un dinosauro ramp. Questo è grasso. E sinceramente io proverò a montarmi il dinosauro ramp perché mi ispira.
Andiamo avanti, questo qui è molto da Commander, secondo me, anche se non sbaglio c'è qualcosa di meglio. Comunque un tritone, tratta queste due col dinosauro, 2-10-4-5, quando becca danno peschi, sì, non è male. Questo qua è un 3-3, a costo 3, a costo 4 metto un segnalino più uno su una creatura, a costo 3 togliendo un segnalino più uno da una creatura che controlli, pesco una carta. Niente di che, non penso. Ci sia neanche nient'altro da dire, sinceramente, perché comunque sono abilità che costano un po', forse in limited, forse in commander, forse un tritone, un simic, potrebbe dire la sua. Il ritorno di colpo di fulmine, ma l'avevamo già anticipato, e l'avevamo già tenuto conto nella valutazione delle carte. Poi questa è uscita oggi, Commander anche questa direi, perché costo 7, un giocatore pesca 7 carte, onesta, nel senso niente, stregoneria, quindi proprio da Commander secondo me. Sono molte carte a Commander in questa edizione, anche col fatto che hanno voluto tenere il power level più basso rispetto a prima. Diciamo, gli hanno permesso, cioè, ha permesso questa cosa, secondo me, di sviluppare un po' più di carte, un po' più divertenti, un po' più sopra le righe rispetto al normale. E quindi questo vuol dire commande, carte un po' meno spinte, che però, appunto, in un formato come commander, una cosa del genere, la riesci anche a lanciare gratis, magari per qualche motivo. E tipo Narset, tipo altre onniscienza, altre cose del genere, e decisamente potrebbe saperne in molti mazzi. Andiamo avanti. Questa qua è uscita ieri, se non sbaglio, nato ieri. Costo 4. Le magistrantane stregoneria che lanci costano 1 in meno per essere lanciate. Ogni qualvolta lancio un'istantanea, una stregoneria, metti un segnalino carica. Se ci sono poi 4 o più segnalini in carica, li puoi togliere tutti e trasformare. Da trasformare sempre una terra. Geleva, sì, nel senso ce n'è. Dentro una terra e dice tappa, aggiungi un mana di un qualsiasi colore. Se spendi questo mana per lanciare un'istantanea, una stregoneria, la copi. E questa, anche questa, secondo me potrebbe avere anche applicazioni in standard. Mizzix è la paghi 3, esatto, cioè nel senso quella là è proprio Commander, c'è scritto, sta stampato sopra Commander. Questa qua può vedere forse anche gioco in T2, ma chi lo sa, si diceva anche del cervello nel barattolo, però alla fine no, questa potrebbe essere il contrario. Sicuramente in Commander, ma secondo me potrebbe saperne magari se c'è un qualche trick che verrà fuori anche con carte nuove. Non è assolutamente male. Questa è uscita prima, sempre per il discorso tribale che avrà questa edizione. E ricordiamo che i vampiri sono una delle tribù, anche se sembra che stiano uscendo soltanto dinosauri e pirati, ma perché giustamente sono cose nuove, quindi le spingono. Più di quello che potremmo conoscere già. Questo comunque è un 3-4 a costo 4 che dice quando un vampiro che controlli attacca ogni avversario perde un punto vita e tu guadagni un punto vita. Che sinceramente, considerato che è un bianco-nero e che sembra che faccia tante tante pedine, il fatto che non specifichi non pedina lo rende abbastanza forte. A mio parere, ed è comunque un 3-4 questo 4, non è malvagio. Ed è finito, è l'ultima. Il Goblin l'abbiamo visto, vediamo se è uscito qualcos'altro, giusto per insomma il bello della diretta. Andiamo oltre. Qui, ok. Non sembra ci sia nulla di nuovo. No.
Niente di nuovo sul fronte occidentale, quindi torniamo al nostro, ok, visualizzazione grossa. Niente, abbiamo visto tutti gli spoiler. Dovevo parlarvi un attimino della lore, perché proprio ci hanno dato due. Qual è la carta che ti piace di più per ora? Per ora mi piace abbastanza la Tritona, quella che fa pagare due in più le magie e le abilità che bersagliano i tuoi tritoni. Secondo me, se danno abbastanza spazio a questa tribù in T2, potrà uscire un mazzo divertente soprattutto. E, oltre al fatto che comunque questa carta che ti sto dicendo è molto forte anche in altri mazzi tritoni di Modern. Legacy non lo so perché non sono abbastanza ferrato. Secondo me in Modern più di una persona cercherà di giocarlo al posto di Kira. Altre carte. Beh, mi piacciono di brutto come sia pensata che come estetica le nuove carte che si flippano, perché comunque sono artefatti che guidano verso un luogo e quindi si diventano delle terre. Molto carina l'idea e molto bello il fatto che la terra poi sia come se fosse una mappa, quindi abbiamo scoperto insomma navigando, crescendo. A Gianni potrebbe avere gioco nel mazzo dinosauri. Dipende, aspetta che non, a parte che non mi ricordo bene che cosa fa, vado a vedere immediatamente. A Gianni, allora, perché in portoghese, ok, non lo so. Sinceramente ha degli effetti che, cioè, allora, anche qua bisogna vedere quanti dinosauri forti e che vale la pena di giocare usciranno. Perché se mettiamo dentro Gianni, togliamo dello spazio per dei dinosauri. Se vogliamo farlo tribale dinosauri o comunque che c'entrino i dinosauri. A Gianni, tra l'altro, costa un pochetto, costa 6. Col più 2 potrebbe farti pescare 2, però non è detto. Col meno 2 è forte perché esilia una creatura e ci sta. A Gianni quello di Ether Revolt. Penso si riferisca a lui. Perché è l'unico che c'è legale in standard. Quindi anche lì bisogna vedere se escono abbastanza dinosauri. Secondo me non è tanto forte perché toglie appunto spazio a delle creature e dei dinosauri. Ah, il Naya. No, il verde e bianco. Mentre se non ci saranno abbastanza dinosauri. Esatto. E se non ci saranno abbastanza dinosauri, potrebbe vedere gioco, non lo so, a me non piace tantissimo come Planeswalker, lo trovo un po' legnoso, perché comunque entra, costa 6, entra con 4, il più 2 ti fa vantaggio carte come no, il meno 2 ti fa spade a spighe però rimane a 2, e non lo so, secondo me a me non piace tantissimo. Comunque, tornando alla lore, dicevo che Ixalan è il continente su questo piano su cui si sta svolgendo la storia. Sembra che chi viaggi ad Ixalan, i planeswalker che viaggiano ad Ixalan, non possano più planeswalkare una volta lì per qualche motivo, quindi sono legati a quel piano. E in più perché ci sono questi vampiri, tritoni, dinosauri, pirati che si stanno facendo la guerra, perché essenzialmente ad Ixalan, nel continente, nella nascosta, c'è una città d'oro, che è appunto Orezka, quella che avevamo visto nella carta, che sembra nascondere al suo interno un artefatto, che è questo sole immortale, che non si sa esattamente cosa faccia.
Si sa solo che sembra sia stato rubato, piano vuol dire pianeta, universo, diciamo pianeta, perché comunque c'è il multiverso che è dove ci sono tutti i piani, quindi possiamo dire che è un mini universo che la cui dimensione può variare, perché per esempio Innistrad è un piano che però ha anche una luna. Quindi vuol dire che attorno a Innistrad c'è comunque dello spazio. Quindi possiamo chiamarli come dei piccoli universi. E in questo piano, appunto, c'è questo continente che racchiude questo artefatto nascosto, che si sa solo che è stato rubato secoli fa, o suo tempo, da un altro continente, possiamo chiamarlo l'Europa, del piano. È portato su Ixalan, che possiamo tranquillamente chiamare l'America del piano, ed è stato rubato essenzialmente ai vampiri, perché i vampiri sono originari dell'Europa che si chiama Torre Zone. I vampiri hanno conquistato completamente l'Europa dopo secoli e secoli di guerre e dopo un'alleanza tra un loro monarca e la Chiesa, infatti sono bianco-neri per quello. I vampiri sono molto fichi perché comunque riprendono tranquillamente i conquistadores spagnoli, sia anche proprio per la loro struttura della società, perché è appunto la Chiesa in stretto contatto con la monarchia, che è proprio come la Spagna al tempo. Alcuni diventano vampiri per servire o la chiesa o la monarchia e si nutrono solo del sangue dei colpevoli, quindi di eretici, prigionieri di guerra, cioè, nemici di guerra, criminali, eccetera, eccetera. E hanno intrapreso questa crociata verso Ixalan per cercare di riprendersi il loro artefatto che dicono possa condurre tutto il loro popolo all'immortalità senza però dover subire la maledizione del vampirismo, quindi senza mai più, cioè l'immortalità pura, senza dover nutrirsi del sangue di altri, essenzialmente. Da qui passiamo ai popoli che ci sono su Ixalan, che sono i tritoni e che sono gli araldi del fiume. Nel loro gruppo si chiama gli Araldi del Fiume, e gli umani cavalcatori di dinosauri, che è l'Impero del Sole. Praticamente questi due gruppi si sono sempre fatti, sono sempre contesi il territorio di Ixalan, solo che prima erano più forti i Tritoni, quindi gli Araldi del Fiume avevano conquistato la maggior parte del continente, mentre negli ultimi anni l'Impero del Sole è riuscito a espandersi, diventare più forte e quindi ottenere lui il dominio maggioritario, diciamo, sul continente. L'Impero del Sole, come si può intuire, adora appunto il Sole come una divinità e i dinosauri come emanazioni della divinità. La fonte eterna giovinezza, pirati, sirene, non morte, qualcuno ha guardato pirati. Beh, hanno chiaramente preso tutti quei trope dei pirati dei Caraibi e così. Quindi questi umani, l'Impero del Sole adora il Sole e vede nei dinosauri qualcosa di, diciamo, quasi sacro, perché appunto abbiamo visto gli avatar dei vari del Sole. Che sono appunto dei dinosauri e hanno città maestose sulle montagne, proprio come i Maya, gli Aztechi. Infatti, cioè, insomma, hanno sicuramente preso da lì. Mentre i Tritoni sono ora in inferiorità, sono comunque un gruppo molto forte perché comunque hanno il dominio sulla natura. E sono coloro che si sono ripromessi di nascondere a tutti la posizione della città dorata. Tant'è che neanche loro sanno esattamente dov'è, sanno soltanto
la zona, diciamo, in cui è nascosta. Non sanno il punto esatto della città, né tantomeno il punto esatto in cui è nascosto l'artefatto, appunto perché anche loro, per evitare conflitti, non si sono mai tramandati la posizione esatta, ma soltanto indicazioni generali. E loro cercano di impedire a tutti gli altri di arrivare nella città nascosta. I pirati invece cosa c'entrano? I pirati erano i vecchi abitanti del continente Europa, dall'altra parte, che sono fuggiti dalla guerra che i vampiri hanno portato avanti negli anni, nei decenni precedenti. Sono diventati praticamente dei fuggitivi. E hanno sempre vissuto per mare. Tutti questi pirati si sono uniti in un'alleanza, una cosiddetta alleanza di bronzo. E il loro obiettivo ultimo è, guardate caso, proprio l'artefatto nella città, perché anche loro chiaramente sanno del fatto che è stato rubato e che si trova ad Ixalan, in questa città misteriosa. E non lo cercano solo per per il suo valore e per il fatto che si dica che sia la reliquia più ambita da tutti i pirati e più potente che possa mai esistere, ma soprattutto pensano che ottenendolo potranno tornare a Torre Zon, al loro continente originario che ora è dominato completamente dai vampiri. Sgominare i vampiri con il potere di questo artefatto e riprendersi finalmente la terra dei loro antenati, essenzialmente. Quindi ognuno di questi gruppi ha uno scopo che è legato a questa città nascosta e tutti vogliono arrivarci perché hanno i loro motivi per farlo. Qui entrano in gioco la banda dell'occhio morto, da chi è capeggiata. Non si sa, perché comunque l'alleanza dei pirati sono molte flotte diverse, che poi sono unite sotto Beckett, come si chiama in italiano? È Beckett Brass in inglese. La terra degli antenati per lo più abitata dai loro antenati. Non si capisce perché sembra che i vampiri fossero un'altra nazione e che si sia espansa. Non si sa se, non penso abbiano vampirizzato tutti, sicuramente no, perché si capisce che i vampiri sono solo l'elite, quindi sono i capi di stato, il clero, i soldati e soprattutto i soldati più rinomati diventano vampiri. Però sembra che non vampirizzino tutti, anzi, sia quasi vista come una maledizione necessaria il vampirismo per poter difendere e portare avanti la loro idea e il loro dominio. Qua ci riconduciamo finalmente ai personaggi principali della storia, che sono in questo caso Jace, che dopo averle prese di brutto da Bolas, è scappato, prima di morire, ed è andato ed si è ritrovato proprio su Ixalan. Ci è già stato rivelato che ha perso tutti i suoi ricordi, quindi non sa chi sia, non sa che lui in realtà dovrebbe essere su Ravnica, ma anche prima lo sapeva e non lo faceva lo stesso. Diciamo, è un Jace nuovo. Rinato, senza concezione del suo passato, senza conoscenza del suo passato, e quindi qua potremmo vederlo molto diverso come lo vediamo di solito. Di nuovo, eh sì, è la terza volta ormai, poi tanto non se lo ricorda mai, quindi non potrà neanche farci l'abitudine. E l'altro personaggio principale che vedremo qua è Vraska. Che qua sembra che diciamo perché è stufa di rimanere nascosta. Lei è sempre stata un'assassina, ha sempre agito nell'ombra,
ha sempre fatto l'assassina perché gli dicevano di fare l'assassina, perché era una gorgone e giustamente tu puoi pietrificare la gente guardandola, è ovvio che tu sarai un'assassina perfetta, però lei non voleva farlo. E quindi adesso qua la vedremo in una veste anche lei diversa, perché non è più un'assassina nell'ombra, ma diventerà una capitana di una nave pirata. E qua sono molto curioso di vedere come la caratterizzeranno soprattutto. Però non so, cioè, chiaramente sarà lì sempre per il solito motivo, sia per avere l'artefatto e per farci qualcosa con questo artefatto. Però non sappiamo perché cosa vuole farci e perché è andata lì. E quindi, però domani uscirà la prima storia sul sito ufficiale. E quindi domani inizieremo finalmente a parlare della story con qualcosa su cui basarci. Si è capito? Sei lì per conto di Bolas o se il Davo l'ha ingannata per intrappolarla? No, in realtà si sa solo che Bolas le ha dato questa bussola, che poi è quella che abbiamo visto nella carta, però nella carta sembra che l'abbia trovata Jace. E non si sa, perché secondo me lei c'è già stata su Ixalan e ha già trovato il modo per andare, cioè per, come dire, aggirare il blocco dei Planeswalker. Solo che lo scopriremo, perché è una semplice congettura. E niente, quindi questo è quello che sappiamo della storia. Diciamo che sappiamo tanto background rispetto soprattutto agli ultimi, sia a Kaladesh che a Amonkhet. Amonkhet un po' di più, Kaladesh molto molto meno. Quindi sembra che finalmente il team creativo stia iniziando a reingranare come un tempo, perché è veramente con Kaladesh. L'hanno come se avessero buttato lì. Sì, facciamo una città, facciamo la fiera degli inventori. Sì, bello, 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 steampunk. Con Amon che ci sono un po' ripresi perché comunque hanno fatto tanti scorci nel passato e la storia di Amon che queste cose qua. Qua invece ci hanno proprio fornito già da subito un background di ok, ci sono questi quattro gruppi, che cosa hanno fatto prima, tempistiche, obiettivi. Storia dei gruppi, bello, fatto bene, mi piace. E basta, per quanto riguarda chiudiamo qui. Ultima cosa veloce, cosa del geocaching, che noi ci abbiamo messo tutta la buona volontà, abbiamo cercato i geocaching nella nostra città, però a quanto pare tutti mettono dei cosini che sembrano dei rullini, grossi così, e quindi non possiamo metterci dentro il nostro trackable. Quindi domani sera, che non ho niente da fare, probabilmente spero di fare presto, che magari se mi libero presto vado anche a giocare a Commander, vado a cercare un altro cache, non proprio nella centro città, ma nei dintorni, perché comunque qualcuno ce n'è e quindi speriamo di riuscire finalmente a partecipare a questa cosa molto fica che si sono inventati e magari insomma contribuire a quest'idea. Penso di avervi annoiato abbastanza. Se devo trovare i codici dei trackable italiani, c'è la pagina che magari vi metto il link adesso, un attimo, Magic. Che è questa. Allora, in teoria ho visto al GP di Torino c'era Michele Posa, che è quello che molto spesso fa i video insieme alla Giulia, quella di ecco sì, ne vedo abbastanza. No, ne vedo uno, in realtà uno. Ah, che è quello, è l'unico che c'è. Aspetta che guardo se è quello che dico io, sì. Cioè, l'unico attivato in Italia è quello del mio negozio, quindi è sempre qua vicino a Mantova. Aspetta che voglio vedere.
guardando una cosa. Comunque la pagina è questa, ve la metto in chat. Questa qua. Allora, per ora in Italia ce n'è solo uno che è quello appunto del mio negozio dove vado di solito, perché gliel'hanno inviato. Io so che altre persone in Italia ce l'hanno il trackball. So che in teoria appunto al GP Torino c'era Michele Posa che avrebbe dovuto... non so se direttamente a Torino o comunque in questi giorni attivare il suo. Noi ci attiveremo. Io spero domani sera di riuscire a trovare un posto decente dove metterlo. Il brutto è che sarà anche questo qua vicino a Mantova, perché è così. Nel senso, non posso andare troppo oltre. Anche perché intanto io lo metto lì, poi si vedrà. E quindi io spero vivamente che questa cosa inizi ad andare un po', perché comunque io sto vedendo che in tutti gli altri stati europei comunque ce ne sono perfino, ce ne sono tre in Cecoslovacchia, ma stiamo scherzando, ce ne sono pochi nel nord Europa, non va bene, anche perché poi a un certo punto non penso resistano i cache al freddo, però in Inghilterra ce ne sono svariati, penso che in America ce ne siano vari, neanche tanti. Chi è che l'ha messo qua in Siberia? Pazzo. Vabbè, in Giappone ce ne sono mille. Comunque noi non siamo i più indietro, ce ne sono di più indietro, stranamente. Stiamo parlando di una iniziativa che ha fatto Magic insieme a Geocaching, non so se conosci. Praticamente, molto, te la dico molto velocemente, poi c'è il post se lo trovi sulla pagina, che dove lo spiego un po' meglio. Praticamente è una cosa stile Pokémon Go, solo che c'era. Sì, c'è. Aspetta, sì, dov'è che è? Questa è in Russia. È la parte della Russia dopo lo stretto di Bering, quella di fianco al Canada, l'orecchia di fianco al Canada in America, che è Russia, e lì c'è un cache. Cioè, lì c'è un trackball. Non so se è Siberia, ho sparato un nome a caso. Adesso ti dico, ma non c'è una città. Ah sì, forse sì. Sì, c'è un porto, Anchorage si chiama. Però è proprio... Vabbè. Sì, è il coso della caccia alle scatole. Ho messo il link... dove potete vedere tutti i trackball, che sono quelli che devono farsi viaggiare in giro per il mondo, solo che in Italia ancora, cioè domani sera, se riesco, attivo quello che hanno dato noi, e l'unico altro attivo in Italia è proprio quello del negozio dove vado io, perché l'ha ricevuto anche lui ed è per ora è l'unico in Italia. Se attiviamo anche il nostro, ce ne sono due. Ma tutti e due vicino, vicino alla stessa città, che non è proprio il massimo, però finché gli altri non li attivano, noi non è che possiamo spostarci chissà dove. E niente, quindi con il link che ho messo qua nella chat potete vedere e controllare i trackball attivi 24 ore su 24. Basta, semplicemente. Basta, direi che anche se ero da solo ho sforato di mezz'ora, ma non è un problema. Infatti, vedo che gli spettatori sono comunque calati, anche perché inizio a parlare di cose che non interessano a tutti dopo gli spoiler, effettivamente. Quindi puoi rimetterlo. Sei uscito dalla chat, te lo metto subito. Ecco.
E quindi ora vi saluto. Continuiamo a sperare per Brescia. Adesso, secondo me, tra un po' a Milano se ne attiveranno qualcuno. Spero. A Milano c'è la sede della Wizard, se non la fanno lì. Ultima cosa, dimmi. Hanno nerfato l'hostage tracker? In che senso nerfato? Cioè, nel senso il testo è quello, non è che l'hanno nerfato. Cioè quella blu nera, giusto? Quello che fa la combo strana. La combo strana. Quello che esilia un artefatto, una creatura, e poi tu puoi lanciarla pagando qualsiasi mana finché rimane esiliata. Se hai solo lui entra in loop. Secondo me. Adesso vado a rileggerla, ma secondo me dice una cosa controllata dall'avversario. Di solito fanno così per evitare dei loop. Per l'appunto. Se mi facesse vedere. No, ho sbagliato. Dai, leggo. Ti do un'occhiata che leggo il testo ufficiale. Allora, mi dice: quando entra in esilio un artefatto. Ah, ho una che ha trovato bersaglio. Puoi lanciare tanto che me ne esiliato, poi secondo me. Beh, in teoria. Eh sì, potrebbe entrare in loop da sola. Sì, è vero, non dice di un avversario. E non dice neanche fino a. Quindi se c'è solo lei in campo è costretta a bersagliarsi. Si sequestra da sola, poi rientra. Che a sua volta si sequestra da sole e rie... No, mi sembra troppo strano. Mi pare molto strano. Vado a leggere in inglese. Dov'è? Dov'è? Qua. Andiamo giù. Andiamo giù. Dai, dai. Allora, in inglese mi dice... Quando entra campo si non ha fatto una... Eh sì. Sì, se hai solo lei non puoi giocarla. Perché va in loop. No, esatto, cioè si bersaglia da sola. Esilia ma rientra. Però forse resta. Secondo me forse non esce neanche dal campo, eh. E quindi non si pone il problema. Perché non ritriggera la sua entrata nel campo. Penso. Perché io mi ricordo. Perché stavo pensando. Mi ricordo che tipo con Cast Out la dovevano nerfare. Ma non possono fare una. Non possono fare un'errata. Esce? Perché io mi ricordo che tipo Cast Out entra. Loop infinito dovrebbe la partita finire in parità. Però se non sbaglio. Oppure. Cioè, nel senso, non 1-1 e finisce il match. Però dovrebbe contare come 0 punti.
Adesso non me lo ricordo perché non sono un judge, l'avevo letto da qualche parte. Comunque io mi ricordo come ruling che divora mondo senza altri target. Ma lì ok, ci sono entrate perché il divora mondo ha ancora il vecchio warding. Ma con cast out io l'avevo lanciato, era entrato. In risposta alla sua innescata me l'avevano spaccato, poi quando l'innescata si è attivata, quello che avevo bersagliato non aveva neanche cambiato zona, era rimasto lì, perché il cast out non è mai arrivato sul campo, essenzialmente. Quindi secondo me non si pone il problema, cioè il ruling di Castel so che è questo, perché l'ho fatto anche controllato. Quindi se è questo, lei cosa fa? Entra, innesca, però si risolve effettivamente. No, allora sì, niente, scherzavo. Perché non va via prima della risoluzione dell'abilità. Sì, ci ho pensato dopo. Allora sì, va in luce, cioè non la puoi giocare a campo vuoto, essenzialmente. E quindi si butta fuori, rientra, ripete. Sì, ed è perché è costretto. Ma in realtà basta che dicano fino a un artefatto o una creatura bersaglio. E sei già a posto, secondo me, anche, per non cambiare il fatto che tu possa usarla sulle tue per qualche motivo. Così non cambia effettivamente l'effetto, limitandolo solo a quelli dell'avversario, ma limitando il numero che puoi decidere di non targettare niente. Se proprio devono fare un'errata, che facciano quella, secondo me, per toccare il meno possibile l'effetto che avevano pensato per la carta. E no, permanent no, diventa troppo forte perché c'è scritto artefatto creatura. No, no, secondo me loro hanno pensato che potessi usarla anche sulle tue per un qualche motivo che magari adesso non vediamo, ma che vedremo in futuro. Quindi per non togliere neanche questa possibilità, si basta dire quando entra esilia fino a un artefatto o a una creatura bersaglio, fin tanto che lei rimane sul campo. Basta. Quindi puoi entrare e dici ok, zero. E cioè non bersaglio niente, siamo a 1, 2, 3, costo 4 e sono forte. E niente, dopo questa chiacchierata sul ruling, direi che posso salutarvi, anche perché ormai siete in quattro gatti, letteralmente. Sì, Yumei secondo me è sempre la scelta migliore. Basta che non si faccia il loop. Quindi vi saluto e vi ringrazio tanto, soprattutto voi che rimanete sempre fino all'ultimo nei nostri deliri. Ma ce n'è solo uno in tutta Italia di quel coso è diventato un link da cercare. Sì, per ora sì. Quindi vi saluto. Ciao a tutti e speriamo che quella cosa del geocaching prenda un po' piede, anche perché ormai manca soltanto uno spoiler da sbloccare col geocaching. E secondo me in Italia non ha sfruttato bene la cosa. Quindi ci vediamo alla prossima live che vi ricordo essere giovedì alle 10, forse 9 e mezza. Quindi, perché fanno la premiere mondiale del nuovo videogioco di Magic. Quindi la seguiremo in diretta insieme a voi. È una cosa molto interessante e molto carina da fare, secondo me. Quindi buonanotte e ci vediamo. Aspetta che non vedo. Ok. E ci vediamo a giovedì. Comunque lo scriveremo sulla pagina più e più e più volte. Buonanotte.